Oggi recensiremo un, un nuovo prodotto, la Sony Cybershot DSC HX300. Allora, questa um, macchinetta fotografica, eh, il link di questa macchinetta fotografica, se fosse interessati ve la lascio in descrizione ad Amazon. Allora, togliamo la scatola e ecco la macchinetta. Allora, la macchinetta è molto bella. Ah, le calzai le, le, le lenti migliori che ci sono sul mercato ha un obiettivo da fisso da 55 mm quindi non intercambiabile ha la ghiera la rodella con le funzioni qui sopra il pulsante di accensione il pulsante per scattare il, qui per zoomare e per scegliere eh, se usare lo schermo bar barculante, non inclinabile a 180 gradi solo così ma per fare foto in alto e questo pulsante per scegliere se si vuole usare lo schermo o il mirino allora e questo va al microfono e il flash è estraibile con questo pulsante rivedibile manualmente allora eh, non è molto pesante ha anche la messa a fuoco si può scegliere se la messa a fuoco manuale o automatica qui c'è il buco per caricarla e l'hdmi hdmi qui sotto c'è la lo slot per l'SD, lo, lo slot per la batteria e qui questo qui è il uh, bureto dove va dove va agganciare al piedistallo. Allora, eh, è, questa macchinetta fotografica è molto simile alla Sony H400 con cui sto registrando, solo che eh, la mia è 20,1 megapixel, la H400, e questa è 20,4 megapixel. Con il, con il sensore di immagini X e entrambe la Sony H400 e la HX300 hanno il tasto movie qui la, la Sony HX300 ha un po' di qualche funzione in più. e uh, La messa a fuoco manuale questi due pulsantini qui e la Sony H400 un. Un difetto abbastanza evidente è che non ha l'HDMI per, co cioè per connetterlo ad un computer oppure e la Sony H400 ha non ha lo schermo inclinabile ma ha lo schermo fisso e devo dire che lo schermo inclinabile a questa macchina fotografica non è più di tanto utile perché così non è che scatta sì, una persona scatta foto in cielo e sarebbe stato più utile uno schermo che eh, si fosse girato da qua come, come quello delle videocamere o delle reflex però comunque un, eh, resta sempre una fotocamera di ottima qualità qui ha il pulsante per eliminare le foto qui ha il Pulsante del menu e adesso vi farò vedere alcuni scatti con questa fotocamera. che vi ho fatto vedere un paio di scatti uh, vi volevo dire un'ultima cosa prima di terminare il video eh, che questa macchinetta accendiamola ha anche uh, la filettatura intorno quindi ci si possono mettere delle lenti per proteggerla da, dagli UV dai raggi solari oppure delle dei Luce che sono molto utili e appunto per non far passare la luce. E adesso vi spiego il video tutte le funzioni che ha questa macchinetta e termi terminerò il video. Allora, lo schermo si può regolare. Allora, per la prima funzione è quella automatica che hanno tutte le macchinette poi c'è la funzione autonomia superiore che uh, fa più scatti tu, uh, fa più foto e scegli la macchinetta in automatico quella migliore però uh, comunque secondo me è meglio che Uh, su, anche sulla h400 che sta registrando adesso che uh, si metta semplicemente scalto, scatto multiplo e dopo quella che secondo voi è meglio la scegliete e la lasciate invece in questo modo scatta un sacco di foto magari e quella che è meglio avete anche gli occhi chiusi poi c'è la modalità programmazione automatica che, sono tutte le impostazioni regolabili e qui sotto questo trattino che vedete che io sto girando la messa a fuoco manuale e più lo giriamo da quella parte da a sinistra eh, più verrà sfogato e più lo giriamo a destra e metterà a fuoco poi c'è la A ripresa con priorità dell'apertura S, la ripresa con priorità della velocità dell'otturatore, la ripresa con esposizione manuale, il modo di richiamo memoria che si possono selezionare un sacco di impostazioni. Potete vedere poi panorama e movimento, la modalità filmato la modalità 3D, fermo immagine 2D e la selezione scena, ci sono diverse scene che è presente eh, su quasi tutte le macchinette fotografiche. Magari più su quelle bridge e un po' di meno su quelle compatte. Su quelle compatte eh, la selezione scena è disponibile su quelle un po' più costose dai 100 euro in su. E questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video, lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale.